Buongiorno Buongiorno colonnello. Antonio, si riforma la coppia? Si riforma la Famosa. coppia. Allora, da che vogliamo cominciare? Dal tuo Lazio oppure dal tuo No. tifo, dalla tua squadra? No, io volevo Oppure... chiederti se eri ancora fidanzato, Antonio. Vabbè, ma questo interesserà poco. Perché? Ti parlo del Ne mio Napoli. parlavamo quando eravamo insieme, quindi volevo avere Ma notizie. te lo dico dopo, te lo dico dopo. Possiamo parlare anche del mio Napoli che sta andando Beh, bene, auguri, insomma. complimenti, complimenti. Complimenti alla Non sono un squadra. tifoso di quelli proprio eccezionali, Antonio. Allora, il colonnello Giancarlo Bonelli, 30 anni di televisione, non è più in Rai da un po' di tempo, ma continua la sua attività di conferenziere nelle scuole, all'università. Il colonnello Bonelli, che è stato uno dei volti storici del meteo italiano. Sai, Antonio, mi preoccupa questa cosa perché io ricordo che mio padre, mio suocero, a una parte, in un momento della loro vita, iniziavano a raccontare. E questo mi spaventa perché Quindi, dover raccontare significa che sono andato avanti con l'età. Sì, ma io ancora collaboro, faccio previsioni ancora per la radio, RDS, lo posso dire, Radio Dimensione Suono, quindi la mia attività professionale è ancora abbastanza attiva. ma come sono cambiate le previsioni da quando hai cominciato tu ad oggi? Com'è cambiata la meteorologia in TV? Perché poi, lo ricordiamo, il colonnello Bonelli, ma insomma, c'è bisogno che lo dica io. Il tuo spazio meteo è uno degli spazi più seguiti, ma il meteorologo non è soltanto un meteorologo, no? Insomma, appassiona la gente, sfonda il video come nel tuo caso, quindi insomma il meteo cambia anche le vite, no? Ma sicuramente, ma io non credo che di avere dei meriti, delle doti sicuramente per poter essere appassionati. Però devo dire che la meteorologia è cambiata in questo senso. Io ricordo il 1987, una mattina iniziava e io ero il meteorologo insieme a Paolo Sottocorona. E la preoccupazione era la previsione del tempo, perché Con Badaloni nell'87, quindi Badaloni e 15 anni, Elisabetta Gardini, Gardini. sì. E la preoccupazione per il meteorologo era proprio la previsione, sarà così, non sarà così, non avevamo i mezzi a disposizione che abbiamo oggi. Negli ultimi anni la mia preoccupazione, perché la previsione era stabilita e quella doveva essere, sempre con una certa attendibilità, era cosa indossare, quale cravatta, quale camicia e quale giacca, perché il significato era una sicurezza in più, una certezza che i modelli matematici ci davano. Dando strumenti maggiori, di maggiore Esattamente, attendibilità, e quindi questo permette di essere esattamente. più E tranquilli. meno ansia davanti alla telecamera. E l'esperienza con Buongiorno Regione, Buongiorno Italia, com'è stata per te? Sei stato 10 anni. Beh, dopo l'esperienza al TG2 mi fai raccontare, Certo, attenzione, mi certo, fai certo. raccontare. Non Dopo facciamo l'esperienza torto del ai colleghi TG2 del la TG2. sera, era il 2007, ricordo allora Camilli, Pierluigi Camilli, mi disse se volevo appunto collaborare con Buongiorno Regione e sono rimasto 10 anni, dal 2007 fino al 2017. L'ambiente che mi è piaciuto di più, non perché mi abbiate invitato e perché adesso mi stai chiedendo queste cose. In cui mi sono trovato bene con le Mi persone. invieranno una torta dopo per avere storto No, questo è la verità. complimento. E poi naturalmente un ringraziamento alla RAI perché 30 anni, gratificazioni, stima, amicizia, sono tutti valori che sono rimasti in me. Da qualche anno sei vicepresidente dell'associazione Bernacca, no? Da tanti Altro anni. da tanti Sì. anni. È un'associazione di appassionati della meteorologia che è stata fondata proprio in onore del colonnello Bernacca, poi anche del generale Baroni, e sono stati gli antesignani, portabandiera della meteorologia, e quindi questo riconoscimento era dovuto. Siccome abbiamo raccontato, sono in chiusura, vuoi salutare Ah, devo qualcuno? salutare la mia nipotina Giorgia, mia moglie, il nuovo nipotino Tommaso e tutti gli amici, Ora, ad naturalmente. onore di tutti gli appassionati e di tutte le ammiratrici del colonnello Bonelli, io do un bacio al colonnello Bonelli. Grazie altrettanto e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie al colonnello Bonelli per essere Grazie. stato con noi. Rimani perché la trasmissione, come sai, continua. Grazie Antonio. Adesso una mostra.